quello che volevo dire è che il problema dell'autovelox sulle orelle abisse non è un problema perché non si voglia rispettare i limiti di velocità o perché sulla orelle abisse uno possa andare alla velocità che vuole, assolutamente no. Non peraltro ho detto, anzi, nelle città, io in certe zone, nel centro urbano anche ci fosse rispetto a loro a poter stare per meglio. Era una provocazione, ma era anche una verità, perché comunque le strade nostre sono strette e difficili. Ma questo è il problema oggi dell'Aurelia Bis. Il problema dell'Aurelia Bis è che c'è una grande confusione, su questo la commissione consigliare di Sanremo ci sta lavorando, ci sono stati degli incontri, però noi abbiamo tre limiti di velocità, 50, 70, 80, e già questo crea confusione. Poi inserire un autovelox non ha senso, perché l'autovelox, la maggior parte degli automobilisti sa esattamente dove si trova, perciò frena in galleria, diventa anche pericoloso per quelli che sono dietro, e poi riaccelera. Dunque quello che si chiede è di monitorare meglio le orelle a bis. Dall'entrata all'uscita bisogna rispettare il limite, non ci deve essere un autovelox così messo a caso che crea confusione ed è anche pericoloso. Tutto qua. Questo era quello il discorso che ho fatto oggi. C'è un dato fondamentale. Il primo dovere è garantire la sicurezza dei cittadini. Sono in aumento gli incidenti stradali, anche mortali. È necessario quindi fare, come in tanti altri luoghi d'Italia stanno già facendo, ridurre la velocità. Perché, ahimè, è in crescendo il fenomeno di chi si mette al volante non essendo nelle piene condizioni fisiche o psichiche per poterlo fare. Dobbiamo rispettare le norme, dobbiamo rispettare il codice della strada. È vero altrettanto che in quel tratto di strada c'è un po' di pasticcio, alcune zone a 50 all'ora, altre a 70, altre a 80. Abbiamo preso impegno di valutare una proposta che possa uniformare la velocità, ma non per aumentarla, per rendere più sicuro il percorso stradale e nel contempo non dare la sensazione di fare delle imboscate. Lei ha fatto cenno anche alla oggi? Sì, perché c'è un autovelox di 50 km all'ora, perché siamo nel centro cittadino, non ho nessuna intenzione di modificarlo, perché è un luogo che storicamente ha dato molti incidenti e poi ritengo che 50 km all'ora in città siano una velocità che si possa consentire. Vi dirò di più, che parlando di Imperia ci sono altri luoghi pericolosi che andranno monitorati, in modo particolare quello del lungomare Vespucci, dove si raggiungono velocità troppo forti a rischio quindi dei pedoni o degli altri mezzi che circolano. Quindi un velox potrebbe essere posizionato anche lì? Stiamo valutando sulla tecnica, perché hanno un costo. Quelli che possono meglio funzionare sono quelli volanti, che forse sono i migliori, ma faremo, senza fare imboscate, una campagna informativa nell'anno nuovo più precisa che faccia capire i rischi cui possono dare incontro.